Dopo l'ufficializzazione del Giova Party il prossimo 7 settembre a Montesilvano, questa mattina il sindaco Ottavio De Martinis, affiancato dai componenti di giunta, ha illustrato le misure di sicurezza e organizzative messe in campo e i dettagli in occasione dell'evento che porterà nella città adriatica quasi 40.000 persone con 33.000 spettatori autorizzati per il solo evento musicale. Previste strade chiuse, parcheggi, bus, navette per una giornata indimenticabile per la cittadina adriatica. Finalmente posso dirlo, il 7 settembre Montesilvano ospiterà una tappa del Giova Beach Party. In questi giorni ho più volte prudentemente manifestato ottimismo, però al tempo stesso le prescrizioni di cui si parlava ci hanno fatto attendere fino all'ultimo istante prima di poter festeggiare, come giusto che sia, un evento così importante per il nostro territorio. Un territorio che ha dato dimostrazione di avere tanto da offrire e siamo certi che sarà in termini turistici, in termini di promozione turistica anche per tutto l'Abruzzo, un evento che porterà lustro al nostro territorio. Le prescrizioni ci sono state nel corso dei vari appuntamenti in prefettura, ma le abbiamo superate tutte. Abbiamo predisposto tutti gli atti amministrativi e siamo arrivati all'appuntamento preparatissimi. Noi andremo a circoscrivere le aree, abbiamo assecondato le richieste del comitato e della commissione. Quindi ci sarà un'interdizione della Pineta integrale a far data da un giorno prima dell'evento e sino alle necessità che saranno imposte dalla sicurezza. Ci sarà un'interdizione dell'area completamente con gli Orso Grill, con personale peraltro armato all'interno della Pineta e personale che si occupa dell'antincendio. Poi ci sarà l'interdizione ovviamente dell'area a mare, di tutte le traverse al mare, della via Aldo Moro, una interdizione al traffico veicolare almeno una settimana prima proprio del tratto strettamente necessario in cui ci sarà l'evento per consentire il montaggio del palco. Abbiamo predisposto due punti cardine da cui partiranno i bus navette e le persone a piedi, uno è il Pala Roma e l'altro è la zona del Porto Allegro.